Mara Venier, diventata la regina della domenica pomeriggio, ricordiamo che Mediaset ha preferito spostare il contenitore domenicale nel secondo pomeriggio in orario preserale. Una puntata, quella di domenica, incentrata sui festeggiamenti per l'Epifania, e tra varie befane si è svolto il simpatico gioco dolcetto o carbone punto di domanda aperte virgolette. Un gioco di una semplicità incredibile, a cui ognuno degli ospiti presenti in studio doveva esprimere il proprio personale parere in merito ai personaggi più chiacchierati dello scorso anno appena terminato. Tra i personaggi che hanno segnato il gossip nel 2018 indubbiamente ci sono i Ferragnez, Chiara Ferragli e Fedez. La coppia molto special, è reduce da un matrimonio completamente special, seguito dalla nascita di un figlio, Leone. Sulla coppia social si è espresso Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia, con delle dichiarazioni molto pesanti. Roberto D'Agostino si scaglia contro il figlio Chiara Ferragli e Fedez. Parlando della coppia più chiacchierata e discussa del momento, Chiara Ferragli e Fedez, interviene Roberto D'Agostino. Sottolineando quanto il 2018 sia stato un anno decisivo per la coppia, infatti Ferragnez hanno visto il loro matrimonio completamente sociale, la nascita del loro primogenito Leone, molto sociale anche questa. Proprio sul figlio della coppia, D'Agostino ha affermato: mi sembra un bambino progettato su Instagram. Pensavano a fare post già quando era nel pancione. Pubblicano ogni cosa che fa questo bambino, onestamente mi dispiace. Per loro solo carbone. Parole pesanti contro la coppia, ma non è la prima volta che il giornalista si schiera contro l'esposizione mediatica dell'erede dei Ferragnez.